Innanzitutto io non sarei dovuto essere qui oggi, infatti non so se avete visto nel programma, sono stato inserito successivamente, perché sarei dovuto essere negli USA, dove io normalmente Vado sempre, dovevo essere là per un congresso di medicina anti-aging, però varie cose sono successe nel frattempo, tra le quali il fatto che un mio carissimo amico è stato ricoverato in ospedale per un problema grave, una miocardite grave, e quindi io in questo momento sto gestendo, tra l'altro con l'aiuto di Massimo Fioranelli, la sua situazione, perché purtroppo la situazione, diciamo, di tutti i nostri ospedali della medicina convenzionale è veramente drammatica. Quindi dobbiamo cercare veramente di fare prevenzione, perché se finiamo negli ospedali, a parte qualche situazione di urgenza dove magari la medicina è ancora in grado di intervenire, quando si tratta di trattare una malattia di un certo tipo, in realtà sei abbandonato a te stesso, a dei protocolli standardizzati che quasi sempre, insomma, non sono invece idonei quando sappiamo come la medicina dovrà essere personalizzata. E quindi e io non sono potuto andare via perché mi rendevo conto che dovevo essere sul pezzo per poter stare dietro. Sento questa persona quotidianamente, ogni giorno, un'ora, 2 ore al giorno, perché mi ha detto che si tira su solo quando sente me, perché quando in ospedale gli viene l'ulcera continuamente per le cose che gli dicono, che avvengono. Io sono andato su a Padova per parlare con i medici e pensate che aveva una terapia strutturata evidentemente di tipo standard, dove in questo soggetto che appunto ha un problema di contrattilità cardiaca gli davano le statine. Allora, le statine al limite sì, ma al limite si danno quando c'è un problema di ateropatia ostruttiva nell'ottica che ormai è stato superato del colesterolo che può favorire la placca aterosclerotica, eccetera. Quando se poi si è visto che semmai l'effetto è legato piuttosto all'effetto antinfiammatorio delle stesse che non al fatto di abbassare il colesterolo, ma sappiamo come le statine hanno un effetto totalmente negativo nei confronti della muscolatura, tanto è vero che danno debolezza, stanchezza, arrivano persino a dare rabdomiolisi in certi casi. E di conseguenza in un individuo che già ha un problema di deficit di contrattilità muscolare, anche se cardiaca, dare la statina non aveva un senso, oltre al fatto che se addirittura negli integratori a base di riso rosso fermentato, che è una statina naturale, c'è sempre associato il coenzima Q10, perché sappiamo che le statine bloccano la produzione di coenzima Q10, lì gli danno la statina senza neanche dargli il coenzima Q10, che è tra l'altro un coenzima fondamentale per la funzionalità cardiaca. Nel momento in cui ho detto a loro, scusate, ma la statina, ah sì, no, in effetti non serve più di tanto, possiamo toglierla. E mi hanno detto, ma guarda, il suo amico è un soggetto un po' particolare, perché si lamenta dell'alimentazione. Perché l'alimentazione dell'ospedale. Ospedale, tè con le fette biscottate, il purè di patate, la mousse di mela lì, quindi praticamente solo zuccheri, direi praticamente carboidrati senza proteine. E aveva perso 20 di 10 kg in 20 giorni, quindi in franco catabolismo. E mi hanno detto: ma è un po' particolare perché si lamenta dell'alimentazione, ma il suo non è un problema alimentare, è un problema cardiologico. Al che io, scusi, guardi, non deve sembrare una deformazione professionale perché sono specialista in scienza alimentazione, oltre che in medicina dello sport, ma il catabolismo, nel momento in cui si attiva, non riguarda solo il muscolo scheletrico, riguarda un po' tutti gli organi, e il cuore è un muscolo. Questo è stato ormai capito, per esempio, anche per l'insufficienza renale, dove il concetto dell'insufficienza renale, in parte corretto, era quello di limitare le proteine, perché in un rene che ha dei problemi, come in un fegato che ha dei problemi, dare troppe proteine ovviamente sovraccarica la funzionalità d'organo e crea dei problemi. Ma attenzione a non darne troppe poche, perché hanno visto che a dare 0,6 grammi di proteine che davano nei pazienti in dialisi, il rene, che è un organo, si atrofizzava e quindi arrivava a un deficit di funzionalità. Quindi bisogna trovare il giusto compromesso. Okay? E a che appunto gli ho fatto questa, diciamo così,
appunto questa osservazione, e allora ho detto, ah, sì, però l'alimentazione è rimasta questa. Io sono andato subito, ho portato tutti gli integratori che in realtà loro, tra i quali il coenzima Q10 di Giorgio, che mi ha dato, e il Cellfood senza dubbio, tutta un'altra serie, Ribosio, perché è uno zucchero che ha una flessibilità preferenziale a livello cardiovascolare, che potenzia proprio l'ATP a livello del cuore, tutto, ma per loro queste erano cose, era arabo, erano cose che diciamo, ma no, non sappiamo, ma come questo, eccetera. E quindi è un processo che stiamo gestendo con Fioranelli, che invece è un cardiologo illuminato che fa cardiologia integrata, e stiamo cercando o di far accettare una terapia integrata o lui stesso di visitarlo e poi dopo farlo uscire piuttosto curarlo a casa, perché lì lo lasciano morire fondamentalmente, perché questa è la situazione. Quindi sono qui perché non sono potuto andare via. Quindi con Giorgio ho detto, ma io non faccio in tempo a preparare una relazione nuova in così poco tempo. E allora ho detto, ma fai una di quelle cose che hai già fatto sull'infiammazione, per esempio, nei nostri convegni che ci sono già stati, quindi non so se voi li avete seguiti o meno, quindi qui io ce l'avevo, però non c'è il tempo. E però, nello stesso tempo, invece ho pensato di fare anche un qualcosina che ultimamente, in pochi giorni, quindi una statistica su un numero piccolo, su 30 persone, 10, 10, 10, che poi vi dirò fra poco che cosa riguarda questa statistica fatta col cell well-being. Però ancora prima voglio dirmi perché io sono arrivato al cell well-being. Io credo di essere stato forse il primo in assoluto o uno dei primi a usarlo, perché mi ricordo quando Giorgio è tornato, guarda, sono tornato da un viaggio in Messico dove ho incontrato una fiera, un'azienda che fa questo test, l'ho provato, incredibile, eccezionale. Me lo sono procurato, guarda, avrei piacere che tu lo usassi, eccetera. Come funziona? E capite che spiegarti come funziona già non è facile. Accettare il funzionamento è ancora più difficile, ok? Però io ho sempre avuto una mentalità molto aperta che deriva dal fatto, probabilmente di natura, sono una persona molto curiosa, che non smette mai di studiare, difatti anche dopo le specializzazioni classiche ho preso una certificazione di medicina anti-aging in America, un'altra certificazione di medicina funzionale sempre in America, e 2 anni fa una certificazione in peptide therapy sempre negli USA. L'applicazione dei peptidi nella medicina è la nuova frontiera della medicina, anche se al momento non sono autorizzati in Europa, in America lo sono. E ho già visto grandi risultati con questo approccio, di cui io stesso sono stato paziente. E di conseguenza ho una mentalità aperta perché nel mio background ho 2 anni di medicina cinese, 2 anni di scuola di omotossicologia, quindi aperto al discorso delle medicine energetiche, possiamo definirle così. Però la cosa che mi ha fatto assolutamente prendere in considerazione un qualcosa che si basava sulla fisica quantistica era stata la mia esperienza di un anno prima, sempre con Giorgio. Io forse è una delle prime volte che lo dico, che faccio outing, non in quel senso che normalmente si dice, ma in un altro senso, perché 5 anni fa io allora avevo la scuola Accademia del Fitness e, con Gio e per Giorgio organizzavo un corso di medicina cellulare dove appunto c'erano tanti, diciamo, di quei professionisti che adesso sono nella scuola di Giorgio. E quindi io, oltre che essere un docente, ero l'organizzatore, il direttore della scuola, eccetera. E io quell'anno, quindi 5 anni fa, come tutti gli anni, io faccio la prova da sforzo, per quell'analoga allo sport agonistico, anche se non faccio più sport agonistico, ma ho la pretesa di allenarmi come un agonista. E quindi faccio giustamente il test da sforzo, per sicurezza. Vado dal mio amico cardiologo a fare il test da sforzo e il mio amico mi dice, alla fine del test, dice, guarda Massimo, hai dei segni di ischemia. Cioè, a questo punto, io come? Ischemia? Cioè, porca miseria, con l'alimentazione che faccio, gli integratori che prendo, lo stile di vita, non bevo, cioè, come è possibile? Guarda, se è questa situazione qua, io approfondirei il discorso, ti consiglio di andare a Fare l'attacco coronarica. Vado a fare l'attacco coronarica al Monzino, centro d'eccellenza cardiologico a Milano, dove hanno un attacco di ultima generazione, che ha anche il vantaggio di dare meno
radiazioni, insomma, delle alghe, quindi un po' meno invasiva. Il risultato è ostruzione caronarica dal ramo destro dell'arteria circonflessa, 70%. Porca miseria, 70%. Mi consulto con amici cardiologi, eccetera, con vari cardiologi, eccetera, e tutti mi dicono: guarda, devi assolutamente fare un'angiografia. Un'angiografia, perché 70 è proprio borderline. Siccome l'arteria coronarica ha un margine del 5% di errore, se fosse 75 devi fare subito l'angioplastica. E poi chiedo: ma per l'allenamento come mi devo comportare? Allenamento. Al massimo delle passeggiate. Ovviamente ho disatteso questo consiglio, ho continuato a allenarmi, ovviamente in maniera meno intensa, col cardiofrequenzimetro, per evitare di andare sopra la soglia di quelle pulsazioni, quel pulsante al quale comparivano i segni di ischemia. Ma ho continuato ad allenarmi. Non ho fatto l'angiografia, non l'ho fatto. Non l'ho fatta perché anche se fosse stato il 75%, io non volevo che mi facessero l'angioplastica. Perché per me, io che vengo dal concetto della medicina funzionale, io sono per capire il why, il perché io ho avuto questa cosa. Cosa serve mettermi un palloncino, un pezzo di un qualcosa e non rimuovere la causa? È come un rubinetto che perde acqua. E tu magari cambi la guarnizione e poi dopo di nuovo un tot di tempo riperde perché magari è l'acqua che è particolarmente acida che corrode la guarnizione. Ma allora devo cambiare l'acqua, devo fare in maniera che non sia un'acqua corrosiva e non cambiare la corrosione. E difatti le statistiche dimostrano che chi fa l'angioplastica nel giro di un tot di tempo quasi sempre ha un altro episodio perché si ripropone l'ostruzione coronarica nella stessa sede o vicino perché il problema non è rimosso. A quel punto lì ho cercato di capire qual era il problema mio. E il mio problema era senza dubbio lo stress. Sembra una stupidaggine dire lo stress, perché sembra che lo stress sia la causa di tutti i mali e sembra riduttivo dire questo, ma in realtà spesso lo è. Nel mio caso lo era perché era un periodo che veramente io facevo troppo. Cioè avevo la scuola, avevo una rivista, l'Accademia del Fitness, non so se qualcuno di voi ha avuto l'opportunità di vederla, eccetera. Facevo ambulatorio mattina e pomeriggio, avevo 10 persone che lavoravano per me, che tra una visita e l'altra si entravano dentro e dicevano c'è questo, collaboravo con giornali, riviste, scrivevo libri, tutti i weekend, sabato, domenica ero a conferenze e congressi, capite bene che anche se potesse essere gratificante, senza dubbio non ero distasato. Per cui realizzato quello ho. E quel giorno mi incontro con Giorgio Terziani, e viene e dice: Massimo, dobbiamo fare il programma del prossimo anno della scuola di medicina cellulare. E allora io gli dico: sì, però aspetta un attimo perché io adesso sto rivedendo un po' i miei impegni, voglio limitare un po' le cose. Non gli dico che ho un'ostruzione coronarica del 70%, perché sinceramente, insomma, per il momento non preferivo di fondamentalizzare, perché io credo essere, lo dico per presunzione, l'immagine della salute, no? Medicina anti-aging, medicina funzionale, medicina sull'alimentazione, come mai? Gli dico: guarda, no, ho fatto la visita elettrocardiogramma, hanno trovato qualcosina nell'elettrocardiogramma, allora adesso voglio approfondire un po' il discorso. E lui mi dice: vuoi che ti faccia fare una visita da Sergio Stagnaro? Conoscete voi Sergio Stagnaro? Ok. Sergio Stagnaro è un medico che porta avanti dei concetti legati alla semeiotica biofisica quantistica. Quantistica. Io l'avevo ascoltato sempre in un incontro organizzato da Giorgio Terziani, dove aveva parlato della sua metodologia, affascinante, ma a mio parere per me impraticabile, perché necessitava di una capacità pratica di tipo proprio semeiotico auscultatorio, che non ero certo possibile imparare in una dimostrazione del momento. Però mi aveva fatto una gran buona impressione. Ha detto: sì, certo, ok, prendimi l'appuntamento se possiamo andare da lui. E lui dice: no, ti faccio una foto. E gli mando la foto. Ricordo che mi hai fatto lì.
Come gli fai una foto e gli mandi la foto? Sì, perché lui guarda la tua foto e guardando la tua foto entra in risonanza con te, si chiama diagnostica psicocinetica, l'ho appreso poi, entrando, è il fenomeno dell'entanglement fondamentalmente, entra in risonanza con te, visita se stesso col suo sistema che è quello di praticamente riflesso, diagnostica, percusso, ascultatoria, cioè percuote in determinati punti per vedere determinati riflessi degli organi che sotto certi stimoli hanno un aumento volumetrico, ed è in grado di capire che problema hai. Perché lui non me l'ha spiegato così, ma ha detto semplicemente visita se stesso e ti fa la diagnosi. Ma che cos'è voodoo? Voodoo esiste, però... Allora, no, non ho mica niente da perdere, no? Fai la foto, mandagliela. Il giorno dopo lui mi manda la diagnosi uguale a quella dell'attacco coronarica. E mi manda la sua terapia, che è quella, la terapia ristrutturante mitocondriale quantistica, che non so se voi la conoscete. Mezza bottiglia d'acqua sul comodino con 3 cucchiaini di bicarbonato, intorno 3 bicchieri d'acqua che si caricano elettromagneticamente durante la notte e poi durante il giorno devi bere questi 3 bicchieri d'acqua mettendo 8 gocce di limone, anche una bottiglia di noni, possibilmente a fianco, e il giorno dopo noni, sì, per potenziare ancora di più, lui ultimamente già da qualche anno ha messo noni. E poi durante il giorno devi bere questi 3 bicchieri con 8 gocce di Chelfoot, 8 gocce di limone e una puntina di bicarbonato, mescoli, cioè dinamizzi, crei il vortice, vortex, vortice, per 15 secondi e la bevi. Beh, io di fronte ovviamente a una diagnosi del genere non potevo dare fiducia che non dare fiducia, e quindi io ho fatto religiosamente. Anche quando andavo via per dei giorni, portavo dietro la mia bottiglietta col bicarbonato, se me lo ricostruivo, se ero via col Chelfoot, con tutto l'ho fatto. Lui dice di farlo per 9 mesi, però dice se poi continui non guasta, io da 5 anni che lo sto facendo non ho mai smesso. E cosa è successo? È successo che poi dopo, nel tempo, io progressivamente ho rifatto la prova da sforzo. Non l'attacco, la prova da sforzo. Perché comunque l'attacco è abbastanza. E parlando con Fiorelli anche dice, ma non fa l'attacco, sono una bombardata di raggi, fai la prova da sforzo, che è già quello. E facendo la prova da sforzo, man mano gli slivellamenti del tratto SD indicativi di ischemia comparivano sempre a un range più alto di wattaggio, cioè uno sforzo superiore a, quindi a una frequenza più alta, fino a quando. Dopo 5 anni, qualche mese fa, mi hanno chiamato perché io quando ho fatto la prima volta l'attacco mi hanno detto lei a piacere se la inseriamo in uno studio prospettico longitudinale per cui i pazienti ai quali troviamo un problema coronarico poi li valutiamo fra 5 anni per vedere qual è l'evoluzione. Qualche mese fa mi telefono e mi dice ah, guardi, lei fa parte dello studio, sembra Epifania. Volevamo sapere, ha avuto degli infarti in questi anni? Non mi hanno detto è morto perché ero vivo, quindi. Ha avuto degli infarti? No. Ha fatto dei bypass? No. Ha fatto delle angioplastiche? No. Ah, bene. Allora, guardi, allora se è disposto può venire a fare l'attacco coronarica gratis. Bene, vengo. A parte che ormai dopo 5 anni anch'io, anche a pagamento, l'avrei fatta. Vado, faccio l'attacco coronarica, risultato assenza di ostruzioni coronariche significative. Allora dovete capire che questa è una cosa che non è accettata dalla medicina, perché l'ateropatia è considerata una malattia cronica degenerativa progressiva. Ok? Per cui quando poi ho parlato con i cardiologi, anche gli stessi che dicono, guardate, volevo sapere, mi avete detto che non è che no, che c'era non significativa, però magari lo sapete cos'è, il 20%, quindi volevo un dato preciso, perché la prima TAC era il 70%, silenzio d'oltretomba, non è possibile.
Come non è possibile? Me l'avete fatta voi? No, non è possibile perché non si può. Quindi, piuttosto che dirmi scusi, ma magari mi dice cosa ha fatto per curiosità. No, no, non era possibile. Ok, vabbè, però tornando di nuovo indietro, capite che quindi la mia buona disponibilità nei confronti di una metodologia che usa un approccio della fisica quantistica non poteva che non essere positivo, cioè, capito? E quindi ho subito abbracciato, diciamo, la metodologia cell well-being, con l'S-Drive test. Prego, possiamo andare Avanti, però andiamo molto veloce. Quindi ciò non ho. Allora, come vi ho detto, la lezione di oggi, però la saltiamo di plinco. avanti. Era sull'infiammazione. Però possiamo anche farla straveloce, 5 minuti invece che un'ora. Insomma, l'infiammazione è importante perché sappiamo che la prima risposta per il sistema immunitario ovviamente deve essere proporzionata quando in eccesso, quindi il discorso di tutte le citochine infiammatorie che conosciamo tutti bene, che quindi devono essere però modulate, ovviamente una risposta ai patogeni che se non modulata in eccesso causa poi la fibrosi. Sappiamo benissimo col Covid, no? La fibrosi polmonare, eccetera, l'infiammazione cronica. Il grasso viscerale è già un grosso problema per l'infiammazione. Io subito a marzo 2020 ho fatto un post su Facebook dove, tra le altre cose, quando non c'era un'ipotesi del perché gli uomini avessero un Covid più severo delle donne, ok? Vi ricordate che gli uomini... E si erano postulate varie ipotesi tipo il testosterone, fattori ormonali, quando poi si è visto invece che in realtà il testosterone è un elemento protettivo, che le persone che hanno il testosterone basso, gli uomini, sono più soggetti a un Covid severo, perché il testosterone in realtà è un ormone antinfiammatorio e quindi c'è proprio studi che hanno dimostrato che chi ha il testosterone basso è più a rischio di Covid grave. Ma io, avendo anche visto e parlato comunque anche con dei miei amici medici che erano nelle terapie intensive, ma anche solo in televisione, io ho subito notato che tutti questi qua che erano in terapia intensiva c'erano delle pance così. Cioè si vedeva proprio la pancia così. Quindi capite che il grasso viscerale era già un presupposto per avere un livello di infiammazione alto. Siccome il problema dell'infiammazione è questo inflammasoma, che tra l'altro appunto è particolarmente elevato nella persona in sovrappeso, che causa poi ovviamente una disfunzione mitocondriale che è alla base dell'attivazione dell'inflammasoma, e quindi salute mitocondriale fondamentale, quindi tutto quello che ti supporta il mitocondrio è importante. Però il problema è che se noi in una persona che ha già un livello di infiammazione e sappiamo quanto è stata considerata la tempesta citochinica come il problema primo del Covid grave, perché la tempesta citochinica causa una risposta immunitaria disregolata che vira addirittura verso l'autoimmune e quindi subentra una risposta autoimmune che è quella poi alla base della CID, la coagulazione intravasale disseminata, che è la ragione per la quale gli individui muoiono. Quindi se io l'infiammazione, come detto prima, è una risposta benefica dell'organismo per distruggere i virus, i batteri, i patogeni. Se io ho l'infiammazione qui normale, arriva il patogeno, parte l'infiammazione che è il nostro lanciafiamme, brucia i patogeni, spariscono, l'infezione finisce e l'infiammazione se ne va. Ma se io parto che ho l'infiammazione qua, arriva il patogeno, stimola la mia risposta infiammatoria, l'infiammazione arriva qua e questa è già la soglia della tempesta citochinica. E quindi questa infiammazione qua, questo lanciafiamme, si riverbera contro i nostri tessuti. E quindi questo è il problema. Perché dicono le persone debilitate, che sono quelle con diabete, malattie cardiovascolari, gli obesi, malattie autoimmuni? Perché sono tutte persone che hanno già un livello di infiammazione alto, perché ormai si sa che l'eziopatogenesi di queste malattie è di tipo infiammatorio, è l'inflammaging, cioè l'infiammazione, che deve essere quindi a priori modulata, cioè con l'alimentazione corretta, con l'uso di integratori, con gli omega 3 che sappiamo che hanno appunto questo effetto potente a livello antinfiammatorio. Quindi, ecco. Quindi
L'importante, anche lo stress aumenta l'infiammazione perché disregola vari meccanismi, ancora più della dieta. Sono fatti degli studi dove si è visto che donne in salute in situazioni di stress praticamente avevano dei livelli più alti di PCR, delle proteine, delle molecole di adesione intracellulare, quindi maggior rischio di ateropatie, rispetto a quelle che invece facevano magari un pasto infiammatorio. L'alterazione del sonno, e pensate alle persone che vengono ricoverate in ospedale con tutte le luci accese, i monitor, luci qua e là, come possono dormire? Non dormono e l'infiammazione sale. Tra l'altro, inibizione della produzione di melatonina, che vedremo che è un'altra molecola dotata di grande. L'acqua, importantissimo bere acqua sempre. Quindi la dieta antinfiammatoria, ovviamente, guardare la tipologia di grassi, il rapporto tra omega 3 e omega 6, il carico glicemico, ovviamente, che deve essere controllato, perché si è visto che un eccesso di consumi di zuccheri ha un potentissimo effetto infiammatorio. La scelta determinati. Mangio il salmone. Guardate che il salmone, quello che comprate al supermercato di allevamento, guardate il rating antinfiammatorio, è meno 336, è infiammatorio. Per avere un effetto antinfiammatorio, bisogna prendere il salmone selvaggio dell'Alaska, neanche quello della Norvegia, dell'Alaska, dell'Atlantico, che invece, come vedete, ha un rate antinfiammatorio altissimo, come appunto lo zenzero, la curcumina e l'olio di pesce, cioè gli omega 3 alla fine. Ma se volete poi ve le do Giorgio, perché sennò non finiamo mica nei tempi, dopo siete tutti stanchi. Poi dopo invece vi voglio fare vedere quello studio, insomma, quella mini. Quindi, eccetera. Quindi togliere alimenti proinfiammatori, bevute zuccherate, il zucchero, no? E non esagerare neanche quei latticini, la caseina un po' proinfiammatoria. Se si carne, uova, possibilmente da animali grass-fed, allevati al pascolo, che consumano l'erba, ricca di omega 3, mentre invece se mangiano. Diciamo i cereali, esatto. Esatto, quello che danno come producono omega 6 antinfiammatori, proinfiammatori, cioè il famoso acido arachidonico, che è in effetti quasi sempre prevalente. Pensate che il rapporto omega 6 omega 3 nell'uomo primitivo si pensa che fosse 1 a 1. Adesso è consigliato averlo almeno 4 a 1, ma la media è 10 a 1. Se non in America 20 a 1. Attenzione alla dieta vegetariana che può sembrare salutistica, dipende come la interpreti. Se tu la dieta vegetariana mangi al mattino il cappuccino di soia, la latte di soia con lo zucchero e ti fai a pranzo un piatto di pasta, cioè, o di riso e basta, cioè, la dieta vegetariana significa magari legumi più semi vari, semi di zucca, semi di lino, noci specie, eccetera, deve essere. Io ho fatto il test rapporto EPA. Rapporto arachidonico e EPA, che è uno dei test che si usa. Adesso faccio il quadro della lipidomica completa, che è più esaustivo, ma prima facevo questo, che è detto zone test, rapporto tra appunto EPA, tra arachidonico, pardon, ed EPA, e in tre vegetariani ho trovato questo rapporto 45 a 1, mai visto, perché è una dieta vegetariana mangiando delle schifezze. Cioè, non va mica bene neanche così. Cioè, quindi, alimenti antinfiammatori, le uova, se sono ricche di omega 3, se sono, ci sono le uova, hanno un effetto antinfiammatorio, prevale quello, per esempio, la frutta guscio, lo zenzero. Quindi, una dieta proteica in realtà ha un effetto antinfiammatorio, poi dipende da come sono modulate le proteine, ma di per sé ha un effetto. La dieta vegetariana, come vi dico, ci sono studi dove per 6 mesi nessun effetto, col tempo sembra che diminuisca la proteina CRP, proteina CRT, però aumenta l'interleuchina 6. Quindi insomma sulla dieta, gli omega 3, ovviamente gli omega 3 è fondamentale, attenzione, è importante dare direttamente omega 3 perché soprattutto con l'età, ma anche con l'infiammazione stessa presente, viene inibita la delta 6 saturasi e quindi non si riesce a produrre abbastanza omega 3 direttamente.
E quindi senza omega 3 noi abbiamo una situazione infiammatoria perché produciamo di più le varie citochine di tipo infiammatorio. Ovviamente anche i prodotti di glicazione, gli AGE, quindi la cottura alla griglia, mangiare appunto, attenzione, le galette di riso, sì, vabbè, però sono glicate, cioè, quindi gli AGE fanno invecchiare e infiammano. Digiuno intermittente è una tecnica che si può utilizzare proprio per diminuire l'infiammazione, migliorare l'insulinoresistenza, poi aiutare a sincronizzare i ritmi circadiani. Vitamina E ha antinfiammatoria, vitamina D ha un effetto antinfiammatorio, soprattutto a livello intestinale. Coenzima Q10 abbassa l'infiammazione, magnesio abbassa l'infiammazione, la curcuma sappiamo benissimo che abbassa l'infiammazione. Vitamina C è anch'essa antinfiammatoria. Sulforafano, insieme alla citricina, migliora la risposta antiossidante e migliora quindi anche la funzionalità del sistema immunitario. Il chaga è molto ricco di superossido dismutasi, che abbiamo visto essere importantissimo proprio per un effetto antivirale, antiparassitario, eccetera. Ed è uno degli antiossidanti insieme al glutatione fondamentali, endogeni fondamentali per il nostro organismo. E il chaga promuove l'attivazione dei macrofagi, potenziando la risposta immunitaria, oltre che inibendo meccanismi di penetrazione del virus. La melatonina, appunto, effetti antinfiammatori e aiuta a ridurre la fibrosi post-infiammatoria. Riduce la tempesta citochimica e quindi riduce il danno endoteliale che è alla base proprio della cosiddetta CID, popolazione intravascolare disseminata. Ok? Ecco, poi qua, e però qui vi salto perché sennò bisognerebbe commentare, avete già tutto un commento di caso clinico da Allegrini, e tutta una serie di test clinici dove io mettevo in correlazione soprattutto lo stato dell'infiammazione e lo stress ossidativo. Sulla base spesso anche di problematiche di carenza appunto di determinati minerali come il coenzima Q10, la stessa superossido dismutasi, eccetera, che spesso, vedete, superossido dismutasi, carenza, e abbiamo un problema di infiammazione, stress ossidativo, sistema immunitario. Non abbiamo tempo. E adesso invece, così concludo, e invito a chi di voi ha il cell drive, di provare a fare questa statistica, raccogliere questi dati. Io mi sono accorto facendo i test che praticamente le persone che avevano contratto l'infezione Covid-19, quando andavo a vedere il report dei vari sistemi d'organo eventualmente alterati, io trovavo quasi tutti un'alterazione di sistema cardiovascolare e sistema immunitario. E allora qui faccio, e ho fatto un report di 10 casi, 10 che avevano avuto il Covid, 10 che non l'hanno avuto e 10 che non avevano avuto il Covid ma che avevano fatto il vaccino. Allora. No, no, no. Anche chi l'aveva fatto più pesante e chi l'aveva fatto più leggero. No, guardate, l'ho fatto in questi ultimi 10 giorni. Da quando ho saputo che venivo qua, ho detto voglio fare qualcosa di diverso per dare un input. Quindi non voglio dire che è così, però perché è così come cioè nel senso che cioè, questo è un risultato. Poi appunto quello che non ho detto che magari la posso dire adesso sul concetto su cui si basa questo test si basa su concetti di fisica quantistica di risonanza, quindi fondamentalmente si prende questo cappello che ha delle particolari frequenze d'onda che hanno una certa emettono delle onde di risonanza che poi vengono lette e vengono comparate a quelle frequenze che hanno loro in Germania di tutti i minerali, le vitamine e le ove, e vedono i problemi di incompatibilità dove sono dissonanti. Se ci sono delle frequenze dissonanti, lì c'è il problema. Cioè, il concetto dell'entanglement è legato al fatto che fondamentalmente c'è un discorso della non località e del discorso del caos deterministico. Cioè, nel senso che la non località è quello che ha permesso a Stagnaro di fare la diagnosi psicocinetica, perché
a distanza, ma è dovuto al fatto che se due elettroni, due molecole hanno la stessa frequenza d'onda, anche se sono allontanate, una in America e una in Italia, tu nel momento in cui intervieni su questa frequenza d'onda, su questo elettrone che ha questa frequenza d'onda, alterandola, stimolandola, tu intervieni su uno, ma risponde anche l'altro nella stessa maniera. Ok? Quindi capite che questo, che sono tecnologie che sono già conosciute anche dai sistemi militari che le utilizzano per fare determinate cose, voi capite che apre prospettive incredibili, anche inquietanti, perché se uno ha una frequenza d'onda di un certo tipo, in un laboratorio tipo che di Bill Gates, no, non c'entra Bill Gates. Un laboratorio. Dopo, questa frequenza d'onda viene inserita in qualcosa che viene iniettato a tutte le persone. Ok? C'è quella frequenza d'onda, non è che la vedi col microscopio. Si potrebbe forse cercare con degli apparecchi di biorisonanza per trovare esattamente, non lo fa nessuno, ovviamente. Tu a Los Angeles, in questo famoso laboratorio, intervieni su quella frequenza, che è lì. In tutto il mondo, tutti quelli che hanno quella frequenza hanno una risposta. Quindi capite quello che è. No, non vuole essere complottismo, però io dico sempre, ma io non dovete guardare qui, guardate dove va questo. Guardate dove punta il dito. È un'altra bella frase che mi piace, che si vede sempre, anche nei film lo dicono. E anche qua potremmo applicarlo. Follow the money. Follow the money. E capite tutto. Se io dico delle cose che sto dicendo adesso, secondo voi ci guadagno qualcosa? No. Mi diceva prima Mark Stanton che in Germania, da noi c'è l'obbligo e ci sospendono. A me è già arrivata la lettera di sospensione. Che se in 5 giorni non mi vaccino mi sospendono. A Stanton gli hanno detto, i medici tedeschi della Germania hanno detto che a chi parla contro la vaccinazione o anche da comunicazioni contro, non allineate sulla pandemia, gli danno subito una multa da 10.000 euro. E alla seconda volta gli tolgono la licenza di medico a vita. No, da noi adesso ci sospendono fino al 31 dicembre, no? È già cambiato. Vabbè, questo è abbastanza ovvio. No, ma c'è un'altra cosa importante da dire, che i giudici l'hanno fatto capire molto bene. L'intervista del giudice, dopo il nostro altare, abbiamo avuto di nuovo la possibilità di praticare. Oh, io sono già morto, sono già. Vabbè. Sì, lo so. No, ma ragazzi, cioè, ma quando mai un vaccino salta fuori in 9 mesi? Guardate che, il virus SARS-CoV-2 è stato depositato nei registri stessi dei brevetti, c'è testimonianza documentata? No, prima ancora prima, 10 anni prima, già depositato. E anche le cure, il vaccino, simile, uguale, era già stato brevettato. Se loro ce l'avevano già lì, ovvio che il giorno dopo non lo potevano mettere, hanno aspettato 9 mesi e poi l'hanno buttato fuori. Punto. Sì. No, beh, ma quello che non è naturale, ormai adesso l'hanno accettato, mentre prima, oddio, era l'armadillo, no, il pangolino. Chiudo. Quindi, questi che hanno avuto il Covid, vedete, sistema
questo solo sistema immunitario non cardiovascolare. Questi quelli che hanno avuto il Covid. Questo cardiovascolare immunitario. Questo cardiovascolare immunitario. Questo cardiovascolare immunitario. Questo cardiovascolare immunitario. Insomma, cardiovascolare. Alla fine, su 10 individui che avevano avuto il Covid, 8 avevano segnalato un problema al sistema cardiovascolare e anche immunitario, 2 solo immunitario. Ok? Poi, pazienti che invece non avevano avuto niente. Allora, questo fondamentalmente immunitario, questo cardiovascolare, questo immunitario, questo nessuno dei due, questo immunitario, questo nessuno dei due, questo immunitario. Immunitario, questo cardiovascolare è immunitario, questo immunitario, questo immunitario, quindi quelli che non avevano avuto il Covid, 5 solo immunitario, 1 solo cardiovascolare, 1 cardiovascolare e immunitario, 3 nessuno dei due. Quindi vedete una bella differenza. Andiamo a vedere quelli che vaccinati che non avevano avuto precedentemente il Covid, perché sennò c'è anche la categoria Covid e poi che hanno fatto il vaccino, che non avevano contratto l'infezione. Allora, immunitario, cardiovascolare e 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 immunitario, immunitario. Immunitario, quindi 3 solo immunitario, 7 cardiovascolare più immunitario. Quindi qua, no, questo alcuni dopo poco, alcuni dopo anche solo 15 giorni, altri già dopo 2 o 3 mesi. Quindi capite, quasi sovrapponibile a quelli che hanno fatto il Covid. D'altronde, cioè, allora, come funziona sto Pfizer, vaccini Pfizer, l'AstraZeneca li ho tenuti fuori, ne avevo anche pochi, penso. Pfizer, come funziona questo vaccino? Vabbè. Fa produrre la proteina Spike, ok? Che produce, c'è la proteina Spike, noi produciamo gli anticorpi, perfetto. Però il problema è che il problema è la proteina Spike, cioè, ok? Perché è la proteina Spike che nel virus si attacca al recettore ACE e diventa lo strumento di penetrazione del virus. Ma comunque, anche senza il virus, si attacca ai recettori e lì sta e lì crea dei problemi di tipo emodinamico, eccetera. E siccome l'organo principale di elezione dove si attacca la proteina Spike, che si attacca anche nel sistema nervoso centrale, nel cervello, anche nelle ovaie, nelle donne, da qui quelli che dicono saranno erano sterili, però le hanno trovate, hanno fatto l'autopsia e le hanno trovate nell'ovaio tutto questo, perché prima diceva la proteina Spike rimane nel deltoide. No. Il problema è che la proteina Spike è il problema. Ma se uno fa, tra l'altro questi sono tutti dati a poco tempo, nel senso che presumibilmente, secondo me, chi ha avuto l'infezione, che ha prodotto la proteina Spike, però ha eliminato il virus, nel tempo ritengo che ci sia la possibilità che questa proteina Spike venga eliminata. Ma, e quindi tu la proteina Spike ce l'hai avuta magari per quei 20 giorni che sei stato ammalato, no? Perché poi se ti curano, perché se non ti curano un po' di più, finisci in ospedale, però se ti curano con le cure domiciliari, in linea generale, in 20 giorni Lo svanghi e salti fuori che sei negativo, quindi non la produci più. Invece il vaccino Pfizer te la fa produrre per dei mesi, mesi, mesi continui a produrre. E tra l'altro nel vaccino che te la fa produrre dei mesi non c'è solo il problema della proteina Spike, è perché questa tecnologia a mRNA messaggero, ma no, ma era già stata studiata per dei farmaci anche antitumorali. Quindi è già da tanti anni che la studiano, vero? Ma quei farmaci non li hanno di fatti mai approvati. Perché per stabilizzare la proteina mRNA messaggero, che altrimenti viene distrutta dai nostri enzimi, c'era bisogno di
inserire delle sostanze stabilizzanti, prima fra tutti determinate molecole lipidiche, che sono fortemente tossiche. E quindi le cavie crepavano e quindi non l'hanno mai approvato. In questo caso, per il vaccino, essendo una situazione emergenziale, l'hanno approvato. Ok? Quindi già il vaccino rimane per 2 mesi e poi ti fanno la terza dose e poi magari la quarta dose. Meglio. Allora, ma vogliono vaccinare tutti, vogliono vaccinare tutti a tutti i costi. Io, nell'ottica di non vaccinarmi, ho presentato una lettera di differimento dal mio medico dicendo che sono sotto terapia cortisonica ad alto dosaggio per un problema alla schiena che ho realmente. Non mi hanno neanche cagato. Mi hanno detto che mi devo vaccinare entro 5 giorni. Cioè, quindi non gliene frega niente, cioè hanno vaccinato gente con gli anticorpi altissimi che di fatti ha avuto problemi perché c'è questa ADE che non si sa bene. Lo so. Allora, quindi, prego. Vogliono vaccinare le donne incinta, alla donna incinta neanche il cervo, mi dicono di prenderlo, neanche gli integratori fanno prendere le donne incinte. Appunto. Sì. Allora, visto che il problema principale riguarda l'apparato cardiovascolare immunitario, cosa possiamo fare? Secondo me, poi non lo so perché no. Perché se il Covid, noi, credo anche noi, credo, la maggior parte di noi, ormai sappiamo come curarlo, anche se ci dicono di no, anche se dicono, in antinfiammatorio subito, e cortisone no, e hanno scritto no, cortisone no, perché il cortisone, sapete bene, deprime il sistema immunitario. Ma se tu ti sei già beccato il Covid, il tuo sistema immunitario è stato fottuto. Qual è il problema? Della risposta autoimmune, che è quella che ti distrugge i tuoi alveoli polmonari. E come in tutte le malattie autoimmuni, devi dare il cortisone. Punto. Cioè, e difatti quello studio di Mario Negri ha dato l'antinfiammatorio e il cortisone. Cioè, e hanno visto che i pazienti guarivano quasi tutti. Ma quando ci sono state già un sacco di polmoniti atipiche, prima che fosse detto c'è il Covid, erano quasi tutti Covid, ma non morivano mica. Gli davano come, prima cosa danno, gli antibiotici e il cortisone, uno che ha la polmonite. A questo qua, quando è diventato Covid, ha detto no, non fate niente, li lasciate lì. Tachipirina che abbassa la glutatione, tra l'altro. No, beh, non era possibile. Sì. Certo. Sì. No, ma anch'io che ho avuto il Covid anch'io, e quando sono venuto un mio amico è venuto a farmi l'ecografia, eccetera, e avevo la polmonite interstiziale, c'era il medico, era un mio amico, c'era il suo assistente, un ragazzo giovane, che vedendomi come mi muovevo, come ero un po' anche fisicamente, diceva, ma com'è in formissima, non sembra lì, ma come ce la può fare? Come ce la può fare? Però, insomma, ce l'ho. Ovviamente, appunto, voglio dire, non è che uno con gli integratori assolutamente non sia mai, no, dipende dalla carica batterica. Se stai tutto un giorno insieme a uno che ti sputa in faccia, anche se hai preso tutti gli integratori di questo mondo, probabilmente lo prendi lo stesso. Però, ma anche se lo prendi, magari lo sopporti meglio, ne esci fuori meglio, non muori, o cose di questo genere. Quindi, cosa si può fare, volevo dire, è quello che penso io. Ovviamente, siccome tutto quello che serve per potenziare il sistema immunitario, oggi hanno parlato di un bellissimo integratore formulato
visto anch'io in maniera veramente eccezionale, credo anche potenziato secondo concetti quantistici, quindi assolutamente quello sempre, prenderlo proprio di base per sostenere il sistema immunitario. Ma poi l'altro sistema che dobbiamo sostenere è quello cardiovascolare, ok? Quindi coenzima Q10, assolutamente, carnitina, assolutamente, melatonina, assolutamente, ok? E per sostenere, quello è per sostenere, fai mea culpa, tre sei immuni a me in più rispetto agli, giusto? Ok, ecco, io voglio parlare della cisteina. La cisteina veramente ha un sacco di effetti, voi sapete che anche il mucolitico l'ha sempre dato, che è bronchitico, è il precursore vero del glutatione, si è visto che dando 1200 mg di acidisteina si raggiungono livelli più alti di glutatione che dando il glutatione stesso, a prescindere che lo possiamo dare sublinguale anche, che è biodisponibile, ma l'acidisteina addirittura lo aumenta di più. Poi l'acidisteina anche nel prevenire l'infezione ha un effetto che blocca la replicazione virale, blocca l'ingresso del virus, ma nel caso del vaccino come ci può aiutare, dato che non è un'infezione, ci può aiutare in questa maniera, perché tecnicamente fa questo. Le proteine della punta, cioè spike, hanno un motivo strutturale a tripla cisteina, no? Situato direttamente nel terminale carbossilico della proteina spike, eh? Quindi sono dei legami di solfuro fondamentalmente. E praticamente l'orientamento e la composizione di questo motivo, di questo si chiama, può servire come centro per il legame strutturale tra le proteine spike, che appunto sono condizionate da questi legami di ponti di solfuro, e la cisteina. Allora, l'ingresso della glicoproteina virale è influenzato dall'equilibrio di questi ponti di solfuro all'interno della superficie virale e di come si rapporta con la superficie cellulare dell'ospite. Quindi, qualsiasi perturbazione dell'equilibrio di interscambio tiolo-solfuro, quindi che interviene su questi ponti, cioè come la scissione dei ponti di solfuro, da parte della N-acetilcisteina che fa questo, scinde i ponti di solfuro, praticamente ne compromette l'affinità di legame con il recettore. Quindi, se noi facciamo il vaccino, produciamo la proteina spike, con l'mRNA che dà l'informazione al DNA per produrre la proteina spike, ma con l'acetilcisteina possiamo limitare l'affinità di legame della spike con il recettore, che quindi si lega di meno all'endotelio e a tutti gli organi. Ok? Quindi questo è quello che io ho trovato in letteratura. Se volete sapere di più sull'acetilcisteina, se andate sul mio... No, perché la proteina spike circola lo stesso, ma se non si lega non dà danni d'organo, ma viene prodotta continuamente. Tu la espelle sì, ma tu continui a produrla, la espelle il giorno dopo la produce, la espelle il giorno dopo la produce, e quindi stimola lo stesso i tuoi anticorpi, ma non si attacca agli organi, e dopo se no gli anticorpi vanno contro l'organo dove c'è la proteina spike, ed è quello che crea il problema, capite? Quindi, se avete saputo, questo io non lo so, però secondo me io per almeno 6 mesi. No, indifferente, tutti i giorni. C'è il Fluimicil, che è una bustina da 600, due al giorno. Ma come l'hanno fatto questo studio a livello cellulare, cioè in cultura, cioè magari ha messo l'alcol lì. Uno che ha bevuto. Può essere. No, ho finito, ho finito. Fine.